Cari amici, ben ritrovati. Innanzitutto, buona solennità di tutti i santi. Io, come penso in molti altri, di ognuno di noi, in tutta la penisola, abbiamo reso onore e omaggio ai nostri avi familiari in questa giornata molto importante dal punto di vista religioso, oltre che, meno male, come si dice, essere arrivato quest'oggi perché si sa purtroppo Halloween, intesa spesso come festa più pagana che non il vero senso di tutti i santi. Ci sono purtroppo molti disastri, ma veniamo al tema principale di questa clip, ovvero Serie A e Serie B focus. Andiamo a descrivere l'imminente giornata numero 11 di Serie A, la classifica, il programma della giornata numero 11 di andata si aprirà domani alle 15 a Bologna, con Bologna-Lecce, alle 18 Udinese-Juventus, alle 20:45 Monza-Milan, Napoli-Atalanta, domenica alle 12:30, Torino-Fiorentina alle 15, Verona-Roma alle 18, Inter-Venezia alle 20:45. Lunedì si conclude il programma con Empoli-Como alle 18:30, stessa ora Parma-Genoa 20:45 Lazio-Cagliari. La classifica vede la mini fuga solitaria del Napoli capolista, 25 punti, 8 vinte, un pareggio e una sola persa. Seguono Inter a 21, Atalanta 19 con Fiorentina e Lazio, Juventus 18, Udinese 16, Milan 14, Torino 14, Roma 13, Bologna 12, Empoli 11, Parma, Verona, Como, Cagliari 9, Monza 8, zona retrocessione diretta. Venezia e Lecce 8 e Genova 6. Ovviamente tra le sorprese possiamo annoverare certamente l'Udinese, di buon gusto anche la Fiorentina, al momento quarta. Invece grossa delusione per chi, magari come me, milanista rossonero, o per i romanisti. Ora invece passiamo alla Serie B, Serie B che vedrà il programma da domani, dodicesima giornata di andata, Bari-Reggiano alle 15, stessa ora Carrarese-Juve Stabia, Spezia-Modena, Catanzaro-Frosinone, Cesena-Sud-Tirol, Cosenza Salernitana, Cremonese Pisa, Palermo Cittadella alle 17:15, Sampdoria Brescia e Sassuolo Mantova. La graduatoria vede al momento in testa, seppur di soli 2 punti, il Pisa di Pippo Inzaghi. A 24 Sassuolo, seconda a 22, terza lo Spezia a 21, quarta la Cremonese a 18, quinta il Palermo in coabitazione con la Juve Stabia a 16, settima e ottava Sampdoria e Cesena a 15, fuori dai playoff momentaneamente Brescia 14, Bari a 13, Catanzaro, Mantova, Sud Tirol 13, Carrarese 12, Reggiana 12, zona playout
Salernitana 12, Modena 11, retrocessione in Serie C, Cosenza 10, Cittadella 9, Frosinone 8. Da notare la penalizzazione di meno 4 per il Cosenza, che se non avesse avuto la penalizzazione in classifica avrebbe quindi ben 14 punti in graduatoria, quindi sarebbe invece in zona quasi playoff. Che dire, per noi nostrani meridionali, Lecce non vive certo una bella situazione in Serie A. Per fortuna è arrivata la vittoria nell'ultimo turno, e il Bari, seppur ben già 7 pareggi su 11 partite, quindi vale a dire solo 2 vinte e 2 perse, e sicuramente il Bari in questa giornata è chiamata contro la Reggiana a vincere assolutamente, perché insomma bisogna cambiare assolutamente il trend. Va bene, io vi ringrazio, noi ci vediamo sui soliti canali social, Instagram, WhatsApp, Facebook, qui su YouTube. E vi ricordo, per gli amanti della WWE, che oggi alle ore 18 italiane ci sarà il kick-off, ovvero la presentazione stampa al pubblico, quindi tra commentatori e atleti della kermesse, solitamente della durata di un'oretta, live gratuita su YouTube, credo anche Facebook e penso anche TikTok, alle 14 sempre per la WWE, la Full Marathon Special, la Champion vs Champion Full Best Marathon. Vi invito a, se non l'avete visto, a recuperare il video su Crown Jewel 2024 WWE. Bene, noi ci becchiamo alla prossima, speriamo che vince il Bari, per me che sono milanista vince il Milan. Ciao ciao.